C'è un'azienda nel mondo degli smartphone che sta crescendo a livello mondiale e si prepara a rafforzare la sua presenza anche in Italia. È diventata title sponsor della Serie A femminile di volley in Italia e non solo, perché è anche smartphone ufficiale della E-Serie A Team. Stiamo parlando di Vivo. Bentornati, sono Luca Viscardi. Oggi sono felice di raccontarvi un po' di dettagli su Vivo, nuova realtà del nostro mercato, che a dire il vero rappresenta un colosso globale nel mondo degli smartphone. Questo è un video che vi presentiamo proprio in collaborazione con Vivo. Se da noi il nome è una novità recente, ci sono paesi del mondo dove interpreta un ruolo di primo piano nel mercato, in particolare in Cina e in India, dove i suoi smartphone sono stabilmente tra i più venduti. Non solo, perché Vivo è anche un motore di innovazione che ha intrapreso diverse collaborazioni, tra cui quella con Zeiss, azienda leader nel mondo dell'ottica. Insieme hanno realizzato un laboratorio di ricerca per la costruzione delle migliori fotocamere possibili. Il primo esempio di questa collaborazione è dato dal modello Vivo X60 Pro, in cui le tecnologie di Vivo e di Zeiss sono state fuse per realizzare uno smartphone con un sistema di stabilizzazione unico sul mercato. Però un momento, prima di entrare a raccontarvi le meraviglie di X60 Pro, abbiamo una richiesta per voi. Iscrivetevi al canale di Mr. Gadget e mi raccomando, attivate la campanella. In questo modo sarete avvisati in tempo reale dell'arrivo di nuovi video. Torniamo a Vivo X60. Anche a distanza di diversi mesi dalla sua presentazione, questo rimane una proposta davvero molto originale per la sua capacità di catturare video estremamente stabili anche quando si cammina o addirittura si corre. Non solo perché sono state adottate anche alcune soluzioni di Zeiss che permettono di avere un fuoco perfetto al centro e una sfocatura a vortice negli altri punti delle immagini quando si fanno delle immagini ritratte. Altro trucco a disposizione degli utenti che scelgono Vivo X60 si chiama Pixel Shift, ovvero la capacità di selezionare i migliori pixel dagli scatti in sequenza per comporre la migliore immagine possibile, soprattutto in scatti di architettura e paesaggi. Per me è fondamentale la stabilizzazione dei video sui quattro assi. Significa che quando giro i miei video, anche in movimento, ho la certezza di avere un risultato ottimale. Ad esempio, camminando o con le naturali oscillazioni che si hanno tenendo il telefono in mano senza un cavalletto. Volendo, si può sfruttare anche la messa a fuoco super rapida. Molto più banalmente, devo dire che a me piace molto X60 per il suo stile molto sobrio, ha un colore bello e elegante, si fa sempre una bella figura, ma soprattutto non cattura le ditate, che è un altro dettaglio non indifferente. Io però voglio sottolineare un'ultima cosa sulla fotocamera. L'uso dell'intelligenza artificiale permette di fare degli scatti ottimi anche con scarsa illuminazione. Ma ciò che mi piace davvero è la modalità di ritratto notturno. In più si può sfruttare la modalità notturna anche negli scatti panoramici. Forse si potrebbe anche dire che si può usare l'esposizione lunga per alcuni effetti speciali, però diciamo che per raccontarvi tutto quello che sa fare la fotocamera di X60 Pro vi dovremmo chiedere una settimana, non abbiamo tutto questo tempo. Anche perché dobbiamo evidenziare la presenza di un ottimo processore di Qualcomm con una memoria RAM che arriva addirittura a 15 GB, ma anche con un display molto fluido e molto luminoso grazie alla frequenza di aggiornamento elevata. Qui entro in gioco io, perché da pendolare uso il cellulare per diverse ore, anche per guardare serie TV e per giocare. Sfrutto la protezione dalla luce blu e la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che rende le immagini super fluide. Ma se posso insistere anche sull'aspetto, voglio segnalare uno spessore inferiore agli 8 mm e un peso inferiore ai 180 grammi. In un mondo di padelloni e di telefoni con spessori pazzeschi, questo è davvero un pregio importante.
vorrei anche parlare del Vivo V21 5G, lo strumento perfetto per chi come me ogni giorno crea contenuti usando soprattutto la selfie cam, la videocamera frontale. Ma non lo faremo adesso, perché di Vivo V21 5G vi parleremo in un altro momento. Posso invece riportarvi alle sensazioni che si hanno usando smartphone leggeri e sottili come V21 e X60 Pro? Ma certo che puoi. Io però parlerei anche di cose più concrete, come l'assistenza di Vivo, con più di 100 punti di raccolta in Italia, o il servizio di pick up per ritirare e consegnare lo smartphone da riparare all'indirizzo che si preferisce. In ogni caso, la riparazione è garantita sempre e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla consegna dello smartphone che si vuole riparare. Allora, io completo l'opera dicendo che Vivo fornisce garanzia di 2 anni sulla batteria e che, non solo, ci ritroveremo prestissimo su MrGadget.tech, anche per parlare di Vivo.